novità presentate in questa edizione di OMI? Allora, tantissime novità, una di queste ce l'abbiamo alle nostre spalle, OMI Trends, un'analisi delle tendenze future in termini di materiali, in termini di colori, in termini di combinazioni di prodotti, e servono come stimolo sia per le nostre aziende espositrici che soprattutto per i nostri visitatori. Lo spazio di OMI Smart è stato triplicato per questa edizione, quindi insomma è andato molto bene il lancio la scorsa edizione. Il lancio è andato molto bene, la combinazione tra design e tecnologia è sicuramente un tema estremamente importante e di estremo interesse. Abbiamo dei progetti veramente molto interessanti sviluppati con lo IED, col Politecnico, con TIM, con Samsung, e sono veramente anche in questo caso delle pillole di come la tecnologia può aiutare, supportare e anche facilitare il pensiero e lo studio di prodotti nuovi del futuro. Quindi insomma il rilancio di questa fiera sta funzionando? Il rilancio di questa fiera sta funzionando, decisamente. ICE sta attivando delle collaborazioni con OMI, cosa prevede per questa edizione? Beh, OMI fa parte di quelle fiere che sono sotto il piano potenziamento fiere, cioè sono le fiere che sono particolarmente importanti, noi riteniamo, per il sistema Italia, e con le quali collaboriamo sia in termini di rendere più internazionali, quindi portare tanti operatori dall'estero, sia contribuendo all'organizzazione. Per portare operatori nuovi come vengono selezionati? Vengono selezionati dai nostri uffici all'estero, abbiamo 65 uffici nel mondo e secondo quello che è la tipologia di fiera, tipologia di manifestazione, noi selezioniamo dei buyer, soprattutto diciamo buyer e giornalisti specifici di settore che noi pensiamo possa essere sia particolarmente interessati che anche potenzialmente interessati a sviluppare nuovi business del settore specifico. In questa fiera, a parte alcuni mercati europei, soprattutto est europei, mercati dove c'è un processo atto di urbanizzazione importante, quindi la Cina per esempio o i paesi anche degli Emirati Arabi. E quindi insomma per il futuro l'idea è di implementare magari questa strategia? Sì, no, sicuramente per il futuro noi supportiamo il settore dell'arredamento in generale in modo molto convinto, essendo una delle bandiere del Made in Italy, essendo un comparto importante per la nostra esportazione e che ha anche un surplus commerciale positivo interessante. Siamo in fiera OMI con Liugio Casa. Quali novità presentate a questa edizione? Innanzitutto presentiamo un prodotto sempre abbastanza innovativo, pur rimanendo nello spirito Liugio Casa, pur rimanendo nel contesto dove generalmente il prodotto è più apprezzato. Noi abbiamo preparato una collezione disegnata appositamente anche per le ragazze che hanno questo spirito un po' Liugio, abbinata naturalmente a tutta una serie di homeware, pigiameria, in misto cashmere, proprio per affrontare sia in ampio spazio tutto quello che è il contesto di casa, quindi dal letto a quello che può essere il bagno, gli asciugamani e perché no anche tutta la parte del bambino quando nasce il bambino. Il target del marchio, comunque di queste collezioni che presentate, qual è? Per me rimane sempre la giovane coppia, amo lavorare con i giovani e voglio premiare i giovani con un prodotto, con un prezzo adatto ai giovani ma con del valore aggiunto, e specialmente ci tengo a dirlo, ma di Italia. Le collezioni sono vendute appunto in Italia ma anche all'estero sono apprezzate? Sono apprezzate anche all'estero, specialmente perché noi abbiamo questo prodotto ricco anche di Swarovski che piace sempre, e quel tocco glamour che alla donna Liugio piace. Direi che il mercato è il mercato arabo in questo momento. Per quanto riguarda la fiera, la vostra presenza, siete dei fedelissimi, quindi avete vissuto un po' anche il cambiamento in queste edizioni della proposta fieristica, cosa ne pensate? Trovo che la fiera rimane sempre un punto importante, un incontro importante, non solo per i nostri clienti ma anche per quanto riguarda tutta la nostra rete commerciale. È un ritrovo anche tra colleghi. Io rimango molto soddisfatta tutte le volte di questa manifestazione. ICE in collaborazione con Fiera Milano organizza sempre l'arrivo di buyer stranieri. Da quali paesi avete notato magari una maggiore affluenza per quanto vi riguarda? Giappone, mercati arabi in particolar modo, sono più che altro questi mercati. Il Giappone mi interessa tanto. Perché... Quindi le aspettative anche da questa edizione magari sono di creare qualche contatto in più sul Giappone? Sì, spero proprio di sì. Quali novità di prodotto presentate qui in Fiera OMI? Il cedro carbon, che adoperiamo il fuoco per carbonizzare, poi diamo dell'olio naturale, insomma, una nostra miscela di situazioni. Ci sono un paio di pezzi nuovi disegnati da un paio di designer e anche due ragazzi che hanno vinto il concorso l'anno scorso, li abbiamo portati qua. Le vostre proposte possono essere considerate un po' delle sculture d'arredo, non solo oggetti di arredamento, diciamo. Dove sono maggiormente apprezzate, su quali mercati? Ma sono apprezzati in
tutto il mondo. Ma più che sculture adoperiamo le macchine a controllo numerico, 5-6 assi. C'è la mano dei designer, grandi e giovani. Ci tengo molto a dire giovani e non abbiamo bisogno di dargli magari qualche calcio per farli partire. Ma forse perché siamo pochissimi, quasi unici a fare, ad operare questi tronchi che andrebbero per il 90% buttati via. A me mi riempie il cuore pensando a questo. Qui a OMI siete presenti con quali aspettative, diciamo? Beh, si viene sempre in fiera con l'aspettativa di fare affari e di fare contatti. Bisogna lottare, adesso veramente il mercato è mondiale, non bisogna assolutamente essere contenti mai, perché veramente frontiere non ce ne sono più. Siete stati a Colonia nelle settimane scorse e sarete al Salone del Mobile. Come è stata la fiera IM e quali sono le anticipazioni, se ce le può già dire, del Salone del Mobile? Colonia è andata bene, perché è il primo nostro mercato, abbiamo avuto i risultati che ci aspettavamo. Per aprile logicamente ci si gioca il tutto per tutto, abbiamo cose nuove di alcuni progettisti, ma c'è un progetto con Lamborghini Auto, disegnati da Karim Rashid, sono 6 prodotti e su questo ci giochiamo una situazione con Lamborghini, che è un grande marchio. Un po' qua. Di quali prodotti si tratta? Un tavolo, un divano, una scrivania e una libreria. Poi invece un altro messaggio, tutti i miei dipendenti, siccome io voglio l'ordine in azienda, dobbiamo imparare tutti i santi giorni dagli altri, i miei dipendenti coprono con telo rosso ogni qualvolta il prodotto è un semilavorato. Devono rendersi conto che produciamo per altri. Altri vuol dire il prossimo. E noi italiani abbiamo bisogno di sapere cos'è il prossimo. Noi abbiamo questo centro su a Cantù, stiamo finendo il terzo piano e questa è una cosa bellissima, perché io vado in 12 università a parlare ai giovani. Non voglio più andare nell'università, ma voglio portarli da me per far vedere anche le nostre 3 fabbriche, piccole fabbriche, e altre 4 fabbriche nel circondario di 1 chilometro. Soprattutto il terzo piano ha una grande valenza, oltre ad avere la Pangea, che almeno ce la siamo portati a casa, questo tavolo Pangea che c'era in Expo, lì dentro abbiamo circa 60 aziende dove facciamo vedere tutto quello che è un po' il settore dell'arredo. Lo inauguriamo solo del mobile. Il vostro brand fa parte della storia del gioiello di moda italiano. Quali sono gli attuali trend di settore? I trend del settore sono molto legati a quelli che sono la differenziazione dei gusti. Come nella cucina, anche i gusti sono diventati molto fusion. Per cui non possiamo più parlare come negli anni 80 e nella prima metà degli anni 90 di trend. A meno che per trend non si intendano dei trend molto lunghi. Parliamo invece piuttosto di una elaborazione personale dei gusti, per cui ciascuna donna, sulla base del suo carattere, della sua personalità, sviluppa un maggior interesse verso alcuni tipi di gusti piuttosto che altri. Il problema del trend si sposta sul gusto. Il vincente è un gusto classico e quindi noi come azienda da questo tipo di gusto siamo un po' tagliati fuori, perché il nostro prodotto invece è per un gusto molto più vitalistico. Quindi diciamo, le vostre proposte a quale target o anche mercato si rivolgono maggiormente? Le nostre proposte sono sicuramente per donne dai 35 anni in su. Il nostro tipo di prodotto è un prodotto che necessita, per essere portato, di una personalità abbastanza robusta. Quello che noi produciamo non sono tanto bijou quanto dispositivi mobili di telecomunicazione, perché attraverso i bijou si comunica a se stessi ed è questa capacità importante di comunicazione. E voi siete tra i fondatori dell'Associazione Italiana della Gioiello Moda. Quali strategie state applicando al settore per farlo crescere? Allora, noi abbiamo deciso di costituire insieme ad altre aziende di questo settore, ma non solo, questa associazione, perché va decisamente riqualificata l'immagine del prodotto. Meno del 10% di donne in Italia utilizza bijou e bijou di un prezzo, diciamo, superiore ai 50 euro. C'è una grossissima carenza dal lato domanda, ma questa carenza dal lato domanda è anche dovuta al fatto dell'immagine del prodotto in sé, che non è al massimo in questo momento. Non c'è l'idea di un prodotto importante con alle spalle moltissimi aspetti di tecnologia. Per fare una delle nostre collane, ma in generale delle collane, sono necessarie anche 7-8 tecnologie diverse, dalla lavorazione del vetro a quella dei metalli, le materie plastiche, le vernici, gli smalti, per cui è un processo complicato fatto ad un determinato livello.
Alessi è tra i marchi che presenta più novità ad ogni edizione di OMI. Ci vuole parlare di quelle di quest'anno? Sì, effettivamente è vero, noi presentiamo sempre tantissime novità e questo è parte del nostro modello di business. Comunque il nostro ruolo è quello di essere mediatori fra il mondo della creatività e il mercato. Per fare bene questo ruolo dobbiamo portare più idee possibile appunto da un mondo all'altro. Quest'anno in particolare abbiamo alcuni prodotti che ritengo molto interessanti. Abbiamo l'ultimo prodotto disegnato da Zadid, purtroppo scomparsa l'anno scorso, che è una grattugia molto particolare che noi riteniamo abbia il potenziale di diventare un'icona a livelli dello spremi agrumi di Philip Stark. Abbiamo anche un altro prodotto molto interessante che è un piccolo oggetto decorativo principalmente, che è nato da una collaborazione con Made in Design, un importante retailer francese, attraverso una competizione di design, perché quello è un altro dei modi in cui noi cerchiamo di avere accesso alla più ampia quantità di idee creative possibile anche attraverso competizioni. E quindi in questo caso questo prodotto che ha vinto è poi stato prodotto, messo in produzione e lo stiamo introducendo oggi, lo stiamo presentando. Abbiamo anche una famiglia di oggetti nuovi di Naoto Fukasawa, in particolare una caraffa termica e un termos, che sono due tipologie che proprio mancavano all'interno della nostra produzione, del nostro catalogo, e che oggi finalmente riusciamo a inserire con questi due nuovi progetti. Collaborate sia appunto con designer noti a livello internazionale che con nuovi talenti. Per noi l'elemento importante e che cerchiamo sempre è il potenziale dell'idea creativa, non il nome che c'è dietro. Chiaro che se un nome importante è una garanzia del valore dell'oggetto e del valore dell'idea, però ci sono anche situazioni in cui un designer sconosciuto, come questa persona che ha disegnato questo oggetto in questa competizione a Parigi, si chiama Sakura Adachi, giapponese, hanno la possibilità di esprimere il loro potenziale e noi lo valutiamo proprio sulla base della forza dell'idea, non tanto sull'importanza del nome, che è un elemento secondario. Siete tornati anche per questa edizione ad esporre con un grande stand all'interno dei padiglioni della fiera. Abbiamo avuto buoni feedback l'edizione precedente, un po' perché riteniamo che l'idea del padiglione fisso sia ormai un po' superata. Da un certo punto di vista ha dei vantaggi indubbiamente, dall'altro però ti impone una certa rigidità, perché alla fine lo spazio e i volumi sono quelli e l'allestimento interno è molto limitato, mentre facendo uno stand all'interno del padiglione sia diamo anche un segnale al mercato di presenza forte, anche visto le dimensioni dello stand nel nostro settore, ma dall'altra parte ci permette di essere molto più flessibili nel tipo di allestimento che facciamo e quindi personalizzarlo in base ai prodotti che stiamo effettivamente presentando. Già in questa prima giornata c'è una buona affluenza qui a OMI. Per quanto riguarda il vostro marchio, da quali paesi arrivano soprattutto i buyer o i visitatori? Ma nel caso di OMI, per noi è comunque la fiera più importante per il mercato italiano e la maggior parte dei clienti che vediamo qui a OMI sono italiani. Abbiamo anche alcune visite da altre zone europee, in particolare Est Europa, e qualche paese di quelli dove noi abbiamo distributori, in particolare l'area Middle East o Est Europa un po' più lontana, tutti i vari stan, Kazakistan, Tagikistan e vari. La fiera è per noi uno strumento importante perché, visto proprio che rappresentiamo tante novità, non siamo nella condizione di andare a portare i prototipi a tutti i clienti ed è quindi importante avere occasioni come queste in cui sono loro che vengono a trovarci e possiamo mostrare tutti gli oggetti nella loro fisicità, dalla possibilità di toccarli. E tra le novità ci sono anche le posate giro? Noi ogni anno lanciamo un servizio di posate, quest'anno nate da questa collaborazione con UN Studio. È un servizio di posate che a me personalmente piace molto, molto particolare, con un'idea semplice che però dà un effetto molto positivo alle posate che vanno ad aggiungersi a una collezione che ormai conta quasi 15 servizi di posate di design, che è forse una delle più ampie presenti sul mercato. Ho visto anche una proposta firmata Fuxas. È una collaborazione che dura da tanto con questo designer e ogni tanto saltano fuori delle idee particolari e siamo molto da una parte onorati e da una parte contenti di quello che riusciamo effettivamente a sviluppare in compartecipazione con questo importante designer.